Wagnu, buonasera a tutti, siamo qui con un nuovo video. Italia-Portogallo finisce 1-0, un altro scempio totale, un altro scempio dalla flotta di Mancini. Wagnu, dove vogliamo andare con questa squadra? Cioè, sinceramente, dove vogliamo andare? Io non è che faccio un altro video sfogo, già a me non me ne frega proprio nulla. Io più di dirlo 50 volte, che devo fare? Non è che sto io che la gallina, non so io che gioco, più di dirlo, che devo fare? Purtroppo abbiamo una squadra mediocre, Wagnu. Cioè, tutti quanti che non hanno mai giocato in Champions, non c'è un giocatore che abbia giocato in Champions titolare. Zaza che ha fatto qualcosa nel Valencia, nella Juve. Poi il resto, Immobile, l'Europa League, Buonaventura, Europa League, Cristante, Europa League, Galvez, Lazio nella spalla. Cioè, che giocatori sono quelli. Però, sinceramente, questa squadra, Magnum, andrebbe in difficoltà anche col Gibilterra. Ne abbiamo fatto 1-1 con l'Israele. Cioè, vedi a che livello basso siamo arrivati. A lottare, a difenderci col Portogallo in una partita che praticamente, tra virgolette, è quasi un'amichevole, anche se è un torneo, National League, quel che volete, ma alla fine è quasi un'amichevole. Però, oltre a dire questo, voglio anche dire due cose contro Mancini. Io l'ho difeso allo scorso video che feci, però oggi sinceramente ha cambiato tre moduli in una partita. Oltre a cambiare il modulo che aveva fatto con la Polonia, condita da nuovi giocatori tolti e cambiati. Lasciando questo fatto qua, però tu Mancini, che hai un gruppo nuovo, convochi giocatori nuovi, cerchi in qualche modo di affiatare un gruppo e qui cercare di unire tutti quanti. Come fai a dare, diciamo, un'identità di gioco per far capire anche il modulo, i movimenti? Se tu cambi ogni 3 minuti un modulo e non fai capire nemmeno al giocatore. Cioè, un esempio, mo, Conte 3-5-2 in Italia, 3-5-2, quello è il mio modulo, quello fate. Però i giocatori, una volta che comunque capivano i movimenti, capivano ciò che devono fare, andavano a memoria, avevano già capito come muoversi. Che tu mi fai un 4-2-2, 4-4-2, 4-2-4, stile Ventura, non scordarselo, 4-2-3-1. Che con la Polonia 4-3-3. Scusa, ma così vuoi andare avanti pure tu, mangi? Io vado per qualcosa, ma qua mi sono scritto degli appunti dove praticamente vi elenco quattro momenti fondamentali del primo tempo, quattro azioni importanti del Portogallo in 10 minuti. Allora, al 25esimo Romagnoli salva sulla linea un tiro di Bernardo Silva. Al 31esimo autotraversa, diciamo autotraversa tra virgolette, di Cristante, quindi un'altra occasione per il Portogallo. 35esimo rigore negato al Portogallo, che alla fine era rigore, praticamente il contatto fra Pizzi e Crisci, dove praticamente Riccito l'ha fermato, e al 36esimo tiro di poco fuori di Riccardo Carvalho. Tutto questo in 10 minuti, in 10 minuti. E stavamo ancora 0-0, per non parlare di tutte le altre parate di Donnarumma all'incrocio, alla fine. E meno male che Bruma aveva i piedi fucilati, meno male, quella sapendo la velocità, meno male, solo questa partita. Se fosse stata andata in ritorno, che ne so, dovevamo recuperare il Portogallo 2 gol, 3 gol, poi ne facevano 4 di gol. Per far capire che livello basso siamo arrivati, che livello basso. Agnù, più di dire questo, non so veramente più che dire. Pazienza, che pazienza. È un anno e mezzo che abbiamo questa. Abbiamo questo scempio, un anno e mezzo. Che pazienza vuoi avere? Ma basta pazienza. Niente, Agnù, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like a questo video se siete d'accordo in qualche modo con me. E ci vediamo finalmente, perché un'altra settimana così con questa nazionale non ci riesco a stare, non ci riesco proprio. Ci vediamo appunto nei prossimi giorni con i pronostici per quanto riguarda la giornata di Serie A. Quindi, Agnù, mi raccomando, nei prossimi video. E ciao!